Signore e signori, buonasera! Buonasera a tutti i grandi telespettatori! Un bacione dalla vostra cara Sibilla! Questa settimana vogliamo intraprendere un nuovo percorso spirituale, perché voi dovete sempre essere aggiornati e dovete sempre essere all'avanguardia con noi che abbiamo il karma e che il regno si sta espandendo. A parte tutte queste cose qua, cominciamo un po' con i saluti. Oggi la vostra Sibilla tiene un raffreddore puzzolente mondiale e quindi la voce è un pochino quella che è, ma non vi preoccupate perché fra poco avremo un po' di gente che ci può un po' sopperire. Intanto, come vedete, siamo ancora in questo studio lucchese, molto casa. E casa di chi? Vediamo se vi ricordate la casa della nostra blonde. Baci, sudore. Ma che sta facendo, blonde? Guarda, che smaccolette! Blonde, ma che non è blonde, è pink! Come ho fatto? In realtà sono red, però lasciamo stare, sono particolare. Ma un picotin! Visto, posso fare la guarda, sta facendo mezzo frangetto. piek! Che ha fatto, Rob? Dove è? Vado a ballare. E ballà! Quattro salti in padella. Hai cucinato, hai fatto i piatti, infatti, guardate un pile di piatti, questa quattro, guardate! Ma noi abbiamo i palloni, noi abbiamo le scenografie! Ma tempo a tempo! Signorina, abbia bontà, mi faccia fare la trasmissione! Allora, voce ci sta proprio! La trasmissione di oggi è stata scritta da un grande autore che noi salutiamo e baciamo e che andremo presto in trasferta extracontinentale, perché noi andremo con tutta la truffa, con tutta la situazione a Londone e quindi noi dobbiamo dare un bacio, un abbraccio agli amici londinesi, a Sergio alias Pamela Anderson e Savitur, a Rosita mi amor e a Domenico che pur che vuoi morire, morisse una volta e pezze. Ma questa cosa non succede, non vi preoccupate, la faremo succedere. Poi vedremo come, a parte questo. Quindi, un bacio a tutti quanti questi personaggi londinesi, ma dobbiamo spiccare a Sergio, il quale Sergio ha spiegato una grande procedura di adescamento che noi dobbiamo suggerire a tutte le nostre care telespettatrici perché è una cosa molto meravigliosa e mondiale. Telespettatrici che noi dobbiamo segnalare la signorina Manuela che si sta riempendo di svidol. Manuela, a voi smettere con questo svidol? Non c'è niente da fare. Devi semplicemente un poco di olio di gomito. Che è? Lo svidol. Manuè, svitati, in qualche maniera ce la farai. Poi abbiamo un nuovo ingresso alle nostre letterine. Abbiamo il gelataio, caro gelataio, Marco. Stai troppo bene. Tu è a gelateria che ti ritrovi, mi raccomando, i coni sai fa, perché a noi ci piacciono con la panna. Ma non ti preoccupare, vedremo subito a provare anche questi. Non c'è problema, niente sfugge alla Sibilla. Non ti preoccupare, vi c'ho un bacione e vediamo di conoscerci quanto presto è possibile. E ora lo scoop della settimana, signora Blonde la vuole presentare lei lo scoop? La signora Blondin, ma che scemo oggi con questa cosa in mano? Signore e signori, direttamente da Napoli, qui in Tuscania, sta arrivando la nostra cara Belina Mora, che Mora non è, La seconda però. classificata che nessuno se le va a prendere, che sennò quell'altro va a Anche perché qualcosa di costruttivo è stato. Andiamo avanti, è la nostra Belina Mora. Raffaella! Un bacione! Cara Raffaella! Se ne caga il ciuma! Che buon brivido! Sì, sai!
Cara Raffaella, ti abbiamo lasciato andare avanti e dietro per l'Italia, ti abbiamo fatto fare sorprese, ci siamo scaricate con tutti i nostri fluidi, ma adesso sei diventata una mia assistente, cara. Sì, cara. E le cose vanno in evoluzione. Cosa? Che cosa ci spieghi oggi? Parliamo ai telespettatori. Oggi vi racconto Pamela Anderson e i suoi approcci. Sentiamo, questa deve essere una cosa molto importante e mondiale. Allora, la prima cosa è, io faccio l'uomo, tu fai l'uomo, io faccio Sergio. Parliamo di due uomini, perché magari qualcuno non ha capito. Allora, stiamo in discoteca. Sì. E all'improvviso io mi avvicino. C'è la lingua. C'è l'uomo. Perché qual è il punto? Spieghiamo! O pensa, lingua o senza lingua? Pensa se sei Armani o se sei Prada, bisogna vedere! Se tu ti mangi la lingua del partner, allora forse sei Armani! Sì! Allora ci piace! Va bene, ci piace! E allora, quindi come si fa qua? Andiamo avanti, fase 2! La mano è caduta giù. Questa trasmissione deve andare in seconda serata. Non può andare a quest'ora. Siamo in fascia corretta. C'è. Allora che succede? Scusa, vado in bagno. Ti seguo. Quindi succede che la sventurata va in bagno. Avanti! In fila! E vado in fila! Tocca a me? Sì! Ma poi cosa succede? Quando si va nel bagno? Davanti agli urinatori? Si dà una sbirciatina! Questa non è una sbirciatina! Signora Pamela, ma lei che cosa ci manda? Che cosa sono questi scritti? Non li possiamo mandare in onda queste cose in questa fascia? Ma siamo protetti! Andò faraldo! Insomma, fate come Pamela. Guardate e questa in è bagno. Una procedura sicura? Sì, sicura! Sicurissima! Funziona! Sì, funziona! Mentre in Italia a Londra queste cose funzionano, in Italia non lo so! Va bene! Funziona! Adesso noi dobbiamo dire, ritorniamo seri! Sì! Ritorniamo seri un momento! Mamma mia! Ma queste sono cose pornografiche! Noi Non siamo abituati! E che cosa dobbiamo fare? Passiamo al nostro... Uè, mio chiove! Signorina, questo è il mio muletto qui, Lucchese, sempre in tema, guardate il muletto. Adesso noi dobbiamo fare le carte per il nostro, che non c'è in questo momento, non lo sento, dobbiamo fare le carte a Focumeo, abbiamo pazienza, signorina Blonde, signorina Blonde sta facendo. Lo sente ora? L'ha sentito! È pornograficissimo che stanno dicendo, tagliamo! Caro Focumeo, chiunque tu sia, riminiscenza del passato, tu vuoi il karma, vuoi l'oroscopo, questo vuoi l'oroscopo, è misterioso, ce l'abbiamo su Facebook, no. Che è uno che tiene una faccia incazzata che fa così, quando è brutto solo lui, comunque noi vuole il karma, vuole tutto l'oroscopo della tendenza 2012, ma noi non possiamo di così 448, quindi rispondiamo solamente a una cosa, è la prima cosa che verrà la Sibilla, prendi una carta bella, vediamo che è. Cuori, l'amore, fa com'è? 5, sai che significa 5? Mediocrità! Ottieni, ma non ottieni! Sei feroce? Sì! Ok, è colpa tua e tu sai perché? Tu ti assa a cuore, tu devi tenere l'amore tuo, perché se no l'amore tuo si va a trovare diamanti, se ne va nei localini e fa quello che ha fatto la signorina qua a fianco, hai capito? L'addescamento, picciofo, come è stata bella attenta! E allora, con questi sentimenti, questa cosa che vi abbiamo detto, noi adesso chiudiamo la trasmissione, venite, cara, venite! Una di qua e una di là! Per il rito finale! Allora,
Dobbiamo salutare dagli studi, allora facciamo il salutino! Ciao! Diamo il bacino! Bacino e saluti! Un abbraccio circolare, circolare a tutti! Pussente! Pussente. Non sono preparate! Pussente mondiale! Mondiale! Tutti! Venite a trovare! Ciao! Quanto è durato il tempo?